Comunque, dobbiamo riuscire a superare il passaggio mistico. Ok, il nostro scopo ora era di fare questo giochino. Noi ora arriviamo lì, ci spunta il Lambarabaci Cicocò, tra civetta sul Comò, ok? E ci inizia a inseguire male. Buddy! Ma sei pazzo? Mi hai urlato dentro l'orecchio! Sono cagato in mano, ma perché mi hai urlato dentro la cuffia, praticamente. Dai, 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 dai! Apri la porta, apri la porta! Chiudi la porta, chiudi la porta! Scappa! Ciao! La chiave! Aha! Ma sei pazzo? Scappa, scappa! Che quello ti incula! Dai! Schippa! Dai, chiudila! Mannaggia te! Ma no, io questo l'avevo sbloccato, non è giusto. Dai, 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 dai. Ok. Forza! Premi, 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 premi! No! È entrato nell'ascensore? Oddio, l'avevo visto entrare nell'ascensore. Ah, perfetto, è qua. Ciao! Vattene via, show! Show! Questo non è troppo family friendly, mi dicono. Ok. E infatti, c'è un pertugio! Adesso mi riparte il porcellino. Grande nostro amico porcellino. Tu, amiciccolo! Grazie a Dio, sei sopravvissuto. Temevo che quel maniaco pagato... No, ti avrebbe sventrato come ha fatto con gli altri. Raggiungimi fuori di qui. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Ok. Che bel posto. Ah, luce. Scusatemi un attimo, Ora, io dico, l'architetto che qua mette tutti i pisciatoi. E poi c'è questo, nell'angolino. Sto qua cos'è? Il pisciatore in punizione? Quello che si deve stare in un angolino a piangere mentre fa pipì da solo? Questa cosa è discriminatoria. Hashtag il povero pisciatore isolato. Ah, ok. Salta. Calmi, che è? Da quando è che va tutto a fuoco in sto gioco? Da quando è che è successo questo rogo a caso? Fa il ninja, si nasconde la faccia. L'obiettivo attiva gli sfruttatori per spegnere le fiamme. Perfetto. Non c'è acqua nell'impianto, devi prima aprire le due valvole. Ok. Ma guarda un po' che bimbo tutto zozzo. Sì. Ecco qui, ti puliamo la pancia, le braccia, ogni più piccola fessura. Finché non ti troveremo nella chiave. So che ce l'ha uno di voi bambini. Ecco qui, shh, shh. Guarda tesoro, di solito le persone non hanno fessure. Ah, ce l'ho. Boom! Perfetto. Chiudiamo le porte, sia mai. Cioè, per educazione, mai lasciare le porte aperte. Ah! Salta! Ok, siamo sfuggiti al porcellino. Grandissimi!
Hai visto il Wilder, vero? Inizia a capire. Ma non del tutto. Persino Abramo ha dovuto abbassare lo sguardo a terra. Ma presto, presto di qua. La rivelazione ti attende. Ok. No, ma bello sto pavimento. Compliment. Se ti crolla tutto sotto ai piedi, ti sta solo bene, te lo dico. Ti deve stare solo, solo bene. Perché tu sei un incivile a fare una cosa del genere. Quando eri fuori nel giardino, pensava che ti arrampicassi fuori da quella rete schifosa. E tanti saluti a tutti quanti. Invece no, tu devi startene dentro per trovare padre Sarondo, come cacchio si chiama. Vola! Ecco. Siamo nella merda. Prendila quella telecamera schifosa, man... Io penso che questo individuo sia il più sfigato sulla faccia della terra. A quanti piani di sotto sarà scesa? Vabbè, saltiamo anche noi così ci finiamo direttamente, no? Ecco. Hai sfracellato lo schermo. Ecco. No, il flickeraggio no, vado in... no, muoio. Cioè, crisi epilettica, portami via subito, proprio. Che perché... allora. Ah no, ma puoi arrampicarti, ma stronzo, che non sei altro. Prima non l'aveva fatto. Ma mannaggia lui, oh. Infatti, come cacchio è possibile che possa fare una cosa del genere? Forse perché basta... ah, adesso è diventato Hulk e si può saltare e arrampicare ovunque. Ma... nuovo obiettivo. Cerca padre Martin in amministrazione. Amministrazione. Ok. Parkour! Gli dico che quella è l'amministrazione. Quindi... vola! Se tu ti muovi, ti prendo a calcio, eh. C'è solo un'uscita. Solo un'uscita. Ok. Ma sto qua si vuole far ammazzare a tutti i costi. Cioè... lo dica, io punto a farmi ammazzare male. Perché ce lo sta mettendo tutta per farsi male. Cappella. Ok. Salve. Sono pronto? Sì, a breve raggiungeremo il wall drive. La cosa della chiave elettronica per bloccare l'ascensore. Ok. Mio compito, solo tu potrai fuggire per raccontarlo. Questo è il tuo penultimo atto di testimonianza. La promessa dei profeti è sempre stata una sola, la libertà della morte. Ok. La mia soluzione è che saremo liberi insieme. Non sei più in pericolo. Ho riparato l'ascensore. Ti condurrò alla libertà. Tutti noi saremo liberi. Va bene. Ok. Ora, figliolo. Sì, ma finisci la frase? Ok. L'obiettivo, l'ascensore ti porterà all'uscita principale. Ok. Grazie. Ascensore. Ok. Perfetto. Dai, abbiamo finito. Direi che abbiamo finito, ragazzi. Adesso sì. Perfetto. Grazie. No! Quello era il piano terra. Per favore, mi fa uscire. Non è ancora finito?
Ma siamo seri? Adesso che cacchio c'è? Ah. Ok. Allora, grazie a tutti per aver seguito la live. E vi ricordo, come al solito, che mi trovate sulla pagina Facebook 98 megapixel, sulla pagina Instagram 98 megapixel official e anche sul canale Telegram 98 megapixel, però scritto tutto in lettere perché, tengo a precisare, Telegram non mi fa mettere i numeri, non so perché. Spero che questa live vi sia piaciuta, che vi siate divertiti e che vi stia piacendo come la sto portando avanti. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito e vi auguro a tutti una buonanotte. Ciao!